Sì. Sì. Il sottotitolo di questa metodologia è per presunzione scriviamo la costruzione della scienza del lavoro, della salute e dell'ambiente salubre. Può apparire banale, ma riteniamo che l'impegno di Luigi Mara per la tutela della salute sui luoghi di lavoro e la difesa dell'ambiente rappresenti il tratto più significativo della sua esperienza pubblica. In particolare ci riferiamo a quell'insieme di elaborazione teorico-pratiche, iniziative di lotta e risultati conseguiti che, a cavallo dalla fine degli anni 60 fino all'inizio degli anni 80, hanno cambiato la storia della realtà produttiva e di ricerca di Castellanza, delle donne e degli uomini che vi operavano. Fu delineato e sperimentato con successo un vero e proprio metodo di intervento originale, il cui significato è andato ben oltre la specificità di quella fabbrica e conserva ancora oggi piena validità ed è stato applicato alla risoluzione delle problematiche di salute e tutela ambientale non solo all'interno del complesso industriale della Montecatini Montedeso di Castellanza, ma anche in altre realtà produttive, piccole e grandi, investendo anche altri segmenti sociali oltre la dimensione produttiva. Inoltre ha configurato con ricchezza di argomenti un quadro, per quei tempi decisamente rivoluzionario, nella realizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro e nella società civile. Nel metodo hanno trovato posto sia l'indagine ambientale, volta alla identificazione dei fattori di rischio delle nocività da essi derivanti e dalla loro quantificazione, che gli interventi sociosanitari, dando una dimensione ai danni causati alla salute delle persone e dall'ambiente, ed infine realizzando gli interventi di bonifica, tesi all'eliminazione delle nocività e dei rischi identificati. Il metodo originale, sopra ricordato, nato in fabbrica e sviluppatosi in ogni ambito della società, parte dalla constatazione che l'eliminazione della nocività, del rischio e la tutela dell'ambiente salubre passano necessariamente attraverso la lotta organizzata di chi, in prima persona, vive queste nocività. Il rischio e la tutela dell'ambiente salubre passano necessariamente dallo stato organizzato di chi in prima persona tali condizioni vive, soffrendo sulla propria pelle i danni che ne scaturiscono. Per risultare vincente la lotta deve avere obiettivi chiari ed essere supportata da strumenti in grado di analizzare e documentare a livello tecnico-scientifico la realtà in tutti i suoi aspetti e proporre concrete misure di bonifica. Passo essenziale è l'individuazione e definizione dei gruppi omogenei che sono costituiti da coloro i quali vivono la medesima condizione di esposizione alla nocività e dei rischi derivanti dal ciclo di lavorazione o situazione lavorativa o di vita ambientale, sociale in atto. I componenti di gruppo omogeneo sono portatori di una specifica soggettività che deriva dalla condizione vissuta e che, superando le esperienze individuali, realizzano una sintesi collettiva contraltare del ciclo di lavorazione, della situazione lavorativa o di vita. La soggettività operaria, sempre presente nei gruppi omogenei, è contrastata e negata dall'organizzazione del lavoro padronale che vede in essa un ostacolo allo svolgersi della produzione secondo gli schemi preordinati. È indispensabile che il procedere positivo della lotta, che la soggettività possa esprimersi con gli adeguati strumenti tecnico-scientifici e spazio politico per cambiare le condizioni di lavoro e per eliminare la nocività dei cicli produttivi. La raccolta delle informazioni e delle esperienze del gruppo omogeneo, addetto per addetto, viene sistematizzata attraverso la compilazione del registro dei dati ambientali. Nel registro si scompone analiticamente il ciclo produttivo individuando per ciascuna posizione di lavoro le peculiari nocività. L'insieme delle posizioni di lavoro costituisce il flusso produttivo con la descrizione dettagliata dei rischi e delle nocività in atto o potenziali. Questo passaggio è cruciale per una corretta applicazione del metodo descritto, perché rappresenta un atto concreto del ritiro da parte del gruppo omogeneo di ogni delega tecnico-scientifica e politica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai tecnici che il ciclo produttivo hanno pensato e realizzato, così come tutti coloro che a vario titolo sono successivamente intervenuti o si accingono a farlo. Lo
progettività del processo produttivo dato viene demolita e ridotta a quello che effettivamente è, cioè un insieme di scelte finalizzate alla massimizzazione del profitto, a scapito della salute di chi vi è addetto e delle popolazioni dell'ambiente che ne subiscono le emissioni. La proposta di bonifica partono necessariamente dalla conoscenza del dettaglio delle distribuzioni di nocività e rischi nel ciclo produttivo. In questo senso, il registro dei dati ambientali con i punti di criticità evidenziati rappresenta un riferimento non opinabile. In esso, tra le altre, vi è una scheda dove tutte le persone facenti parte del gruppo omogeneo indicano per ciascuna nocività la propria valutazione soggettiva, cioè un meno o un trattino assenza di nocività, un più una piccola presenza, due più una presenza consistente e critica, tre più massiccia presenza causa di dolore. Da qui si entra una valutazione complessiva mediata per le priorità delle bonifiche. Nel registro sono riportati anche i risultati delle rilevazioni analitico-strumentali concernenti le nocività delle diverse posizioni di lavoro e quelle delle emissioni nell'ambiente interno e esterno dell'azienda. La raccolta dei dati, la compilazione, l'aggiornamento del registro dei dati ambientali è cura del gruppo di prevenzione e igiene ambientale, il gruppo PIA, l'emanazione del consiglio di fabbrica. Il ritiro della delega si attua anche nei confronti dei tecnici che intervengono per la quantificazione analitico-strumentale della nocività in atto. Molto concretamente significa che il gruppo omogeneo, quel gruppo PIA, entra nel merito discutendo e validando sia le metodiche impiegate che le modalità di tali quantificazioni e i risultati ottenuti. In questo modo si scopre il terreno della presunta e come tale spacciata neutralità e oggettività scientifica delle scelte operate dai tecnici del padrone, ma anche dei cosiddetti indipendenti. Devo qui dire la faccenda che abbiamo vissuto come centro per dire che il metodo è tuttora valido. Non più tardi di 1.010 anni fa, alla Malpensa c'era un ingorgo di persone che dovevano volare e allora si sono inventati due piazzole nuove per gli aerei, Alfa 20 e Alfa 21. Queste due piazzole davano sul retro alle grate che comunicavano sotto le piste dove c'erano i lavoratori che caricano i bagagli. Vedete, un sindacato ufficiale, non vorrei dire che sia la CGIL solamente, hanno voluto fare le rilevazioni ambientali come dicevamo qua, al contrario, senza i lavoratori. Hanno misurato il rumore e l'ambiente intanto che non c'era il verde. Naturalmente il gruppo PIA in questa azione si avvale come necessario della consulenza dei tecnici di propria fiducia. La costruzione delle proposte di bonifica del ciclo produttivo avviene con lo stesso metodo, senza delegare, cioè ai tecnici, nessuno dei passaggi che si percorrono. Contestualmente si porta avanti con la controparte padronale anche una potenza mirata a individuare e quantificare i danni per la salute degli addetti che le nocività del ciclo produttivo hanno causato e a cercare di porvi rimedio. In strutture sanitarie di fiducia dei lavoratori, ma a spese del padrone, tutti gli addetti vengono sottoposti ad accertamenti diagnostici mirati, cioè correlate alle esposizioni ai fattori di rischio del ciclo produttivo. A ciascun lavoratore e solo a lui vengono consegnati i risultati degli accertamenti. Poi c'è scritto sul libretto personale sanitario di rischio, mentre al consiglio di fabbrica il padrone viene consegnata la relazione finale complessiva, riportante i risultati in forma anonima e le considerazioni epidemiologiche conseguenti. Lo sbocco finale della rettezza si riassume in un accordo sindacale, riportante gli impegni di modifica del ciclo produttivo, con gli interventi di modifica specifici. Come già ricordato, con questo metodo furono coinvolti tutti i diversi comparti produttivi e i laboratori di ricerca della realtà Montecatini, Montesio e Castellanza, ricostruendo così tutto l'albero produttivo in atto e prevenendo con azioni di lotta specifiche e generalizzate ad interventi in bonifica e miglioramento della compatibilità ambientale e interventi sociosanitari di prevenzione. Il passaggio si rivelò cruciale anche per la sussistenza dello stesso insediamento produttivo, le cui emissioni nell'ambiente furono minimizzate e poste sotto continuo controllo. A tale proposito, emblematica la lotta del gruppo omogeneo dei lavoratori degli impianti di Sirocolle, le cui emissioni all'aria venivano respirate anche dai cittadini di Castellanza e dintorni. Per dare una dimensione economica, questo prodotto copriva il 50% del mercato europeo nordafricano. Con l'applicazione del metodo descritto e con i numerosi scioperi di tutta la fabbrica,
venne fatto realizzare un impianto di abbattimento e recupero del prodotto prima disperso, prodotto commerciabile per diversi quintali al giorno. L'impianto si pagò in 6 mesi, oggi gli ammortimenti si fanno in 10 anni, e divenne salute per i polmoni dei lavoratori e dei cittadini, oltre che ricavo aziendale. Concretamente, l'analisi, lo studio, l'elaborazione, le proposte e le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori con il gruppo PIA, cioè la costruzione del registro dei dati ambientali, che si fa solo con i lavoratori. L'hanno fatto introdurre gli obiettivi di eliminazione della nocività e bonifica nei programmi ufficiali di investimenti e manutenzione straordinaria aziendali. Così, a fronte di accordi sindacali, centinaia di realizzazioni sono state certificate e documentate, anche in sede centrale di Montedison, con centinaia di note tecniche che ne hanno motivato il finanziamento e il ritorno non solo economico per l'azienda, ma anche all'ambiente salvo interno ed esterno. Vengono così realizzate bonifiche impiantistiche importantissime, ne citiamo solo 3. Con tappe successive, tutte le emissioni da sole di impianti che mettevano formaldeide, dal 2004 classificato dall'Istituto di Ricerca sul Cancro Mondiale, è cancerogeno per la persona umana. Vennero convogliati dai produttori e abbattitori. A Castellanza esisteva l'unico ciclo produttivo di alcol metilico in Italia da Virgin Nafta, che è stato modificato profondamente, eliminando una pericolosissima colonna alta 30 metri per 4 di diametro con circolazione di tonnellate di soluzione arsenicale. Una identica è esplosa tragicamente nel settembre del 1976 a Manfredonia, con conseguenze mortali nel tempo e silenzio della stampa allora assorbita dal disastro di Seveso 2 mesi prima. L'arsenico è stato sostituito dalla minoacido vicina e la materia prima virginata con metano. Tuttora funzionano pompe e lungimento della prima falda acquifera, perché è ancora inquinata dall'arsenico dell'impianto ormai fermo da diversi anni prima della bonifica. La produzione di melamina, altro impianto di Castellanza, massima in Europa, necessitava nella fase di sintesi alta pressione e notevoli temperature, raggiunte allora con caldaie a mercurio, noto neurotossico e cardiotossico. Vennero sostituite con caldaie a salifusi. Tuttora il terreno dove sorgeva l'impianto della mina è fortemente inquinato da mercurio. Anche altre realtà produttive di settori meteorologici differenti vennero coinvolti e si ottennero risultati positivi sia in termini di bonifica che di consolidamento dell'occupazione. La qualcosa dimostrò oltre ogni ragionevole dubbio che il metodo era funzionante, anche al di fuori della specificità delle produzioni chimiche. Sono stati realizzati insieme a noi un centinaio di registri di dati ambientali nella plaga che riguarda Varese, Milano, province limitrofe e anche fuori in tutta Italia. Un esempio eclatante fu la ricostruzione del ciclo produttivo delle chimese di Seveso dopo l'esplosione del reattore che ricoprì di diossina in tutta la zona circostante alla fabbrica. Il registro dei dati ambientali, costruito con gli addetti dell'impianto esploso, rappresenta tutt'oggi la fotografia più realistica e veritiera delle condizioni che determinarono l'evento. Fu pubblicata come analisi tecnico-scientifica nel numero monografico 796 di Sapere, rivista allora diretta da Giulio Macacà, adesso dedicato per la sua morte prematura. Finì anche come contributo conoscitivo cui attinsero i consulenti tecnici di diversi procedimenti giudiziari che ne seguirono. Quel numero della rivista venne premiato con il Cervi Ambiente 1978 e indicazioni in essa contenute furono inserite dalla Commissione parlamentare e recepimento di norme europee sulla sicurezza per le industrie soggette a incidenti di rischio rilevante, cosiddetta legge Seveso. Più in generale si può dire che questa metodologia di intervento è applicabile in tutto o in parte ad ogni situazione in cui l'esistenza di specifiche nocività consente di individuare un gruppo di persone omogeneo per esposizione a tale rischio e che si attiva per combattere e eliminarlo anche al di fuori delle singole realtà produttive. Alla fine del 1978 si costituì in Tradate Cittadini in provincia di Varese un gruppo permanente di lavoro per la tutela della salute. Con l'obiettivo di intervento del gruppo PIA del CDF Montero di Castellanza e di svolgere con l'apporto di più istituti universitari un'indagine epidemiologica da correlare alla nocività delle produzioni per la costruzione della mappa dei rischi al territorio di Tradate.
Come l'ambiente di lavoro è l'insieme delle condizioni di vita nella fabbrica, sul lavoro, così il territorio è l'insieme delle condizioni che caratterizzano la vita della popolazione nell'area in cui vi abitiamo. Dei 417 uccisi da campo sul territorio in un decennio si sono ricostruiti direttamente la vita lavorativa, facendo riferimento ai compagni di lavoro e la vita abitativa con indagini prefamiliari, ricostruendo poi come le nocività della fabbrica si trasmettono all'esterno. Questa mappa di rischi presentata anche nel Simposio Internazionale del dicembre 79 su Scienze e Società, tenutosi all'UNAMPICI nel Messico, ha avuto come scopo quello di validare una metodologia che superi le vecchie categorie politiche e tecniche di analisi, ponendo all'ordine del giorno come riferimento il soggetto collettivo che promuove e svolge ricerche e inchiesta, e la popolazione proposta come l'espressione partecipata della realtà che vive, rappresentata e a volte subisce. Riuscimmo a costruire tale metodologia, la sperimentò in quegli anni insieme ad altre compagne e compagni e continuò a utilizzarla, facendo la sostanza delle sue battaglie di parte delle sfide processuali fino alla morte. Cloruro di vinile negli impianti di produzione di PVC a Porto Marghera, inquinamento farmaco per la massa Carrara, amianto in Casale Monferrato e altri siti, ThyssenKrupp a Torino per la morte di 7 operai bruciati vivi. In particolare il procedimento penale riguardante il noto cancerogeno cloruro di vinile vide la partecipazione attiva di popolazione, lavoratori esposti al rischio e danneggiati, parti dei tecnici e degli avvocati di parte, coinvolti in tutte le 218 udienze che si svolsero nell'aula bunker di Mestre dal 1997 al 2004, sino alla definitiva condanna in Cassazione dei responsabili delle malattie morte dei lavoratori. Ci corre l'obbligo di segnalare come la pressione mediatica suscitata dal dibattito processuale e l'apparente volontà di incontrare la salute dei consumatori abbia determinato in alcune delle grandi catene di distribuzione, Esselunga, Coop, Carrefour, la sostituzione nell'anno 2000 di un piccolo bene di necessità, la pellicola trasparente per conservare alimenti, sino da loro in PVC, con politiene, mettendo ben per ciascuna confezione in grande evidenza la scritta senza PVC. Un aspetto deve essere sottolineato nella metodologia sopra ricordata è quello relativo alle implicazioni che derivano dall'esercizio da parte del gruppo Maceno del ritiro della delega come pratica dell'espressione della solidarietà durante tutto l'arco dell'intervento. Tale implicazione sono di due tipi, una politica e l'altra tecnico-scientifica. Ad esempio, il concetto di MAC, concentrazione massima ammissibile per diverse sostanze agenti nocivi presenti nell'ambiente, quanto di meno scientifico sia mai apparso in materia. Si dichiara che non esisterebbe il rischio di contrarre malattia per un lavoratore esposto a un determinato fattore di rischio se questo non supera un determinato valore, ma che appunto per una determinata durata di esposizione. Varrebbe anche per sostanze che dichiaratamente cancerogene, mutagene e teratogene. Sui luoghi di lavoro questa non è certamente una dissertazione puramente filosofica, ma i suoi rischi incidono ogni giorno nel cambiare degli addetti, gruppo omogeneo e anche di coloro che all'esterno della fabbrica sono investiti dalla revisione. A tal proposito venne utile come esempio, sul fine degli anni 70, una lunga guerra legale commerciale tra due diversi gruppi chimici capitanati dai due colossi, DuPont e Monsanto, che si concluse con la vittoria del primo seguito della classificazione di sospetto cancerogeno per l'uomo del clinoitrile, già potente neurotossico. Intanto presso i laboratori e gli impianti pilota del centro di ricerca Montesio di Castellanza si utilizzavano da decenni quantitativi notevoli di clinoitrile. La DuPont aveva presentato studi epidemiologici anche sulla malattia e morte dei resi di alcogeno dei propri lavoratori addetti negli anni 50 alla produzione di fibre acriliche dalle acri della CN. Si arriva così con diversi pronunciamenti di diritti preposti, in Food and Drug Administration, Tribunale Federale Americano, alla revoca delle autorizzazioni di Monsanto per aver prodotto bottiglie di plastica poliacrilica. Va bene. Passiamo alle conclusioni. La discussione può apparire sofistica, ma è invece grave delle conseguenze rilevanti a seconda del prevalere dell'uno o dell'altra tesi. Si deve tenere conto che nella vita di ogni giorno ciascuno di noi viene a contatto con sempre nuove situazioni di rischio determinate dall'introduzione all'Africa di nuove sostanze e processi tecnologici per i quali nessuna validazione di non tossicità viene effettuata prima dell'emissione al consumo. Laddove questa sperimentazione viene fatta, cioè sui farmaci, i risultati spesso tanto visibili da disgelare sconforto e giustificare l'asserzione di valore quasi universale, che ne ammazza di più la bocca che il morbo. Anche per le sostanze certificate come cancerogeni noti, l'approccio è lo stesso, cioè finalizzato a fornire valori di limite al di sotto dei quali nessun danno si dovrebbe verificare per l'uomo e l'ambiente. Il contenzioso conserva ancora oggi la sua piena validità. Vigimare indirizzò sul pieno sua battaglia nell'arco di tutta la sua vita contro queste proibizioni, rivendicando con chiarezza gli argomenti per gli agenti cancerogeni noti,
come per imputati interattologici, dovesse essere accettata una sola opzione, e cioè la sospensione della produzione, il ritiro dal mercato e la bonifica della situazione compromessa. Posizione questa bollata come velleitaria e utopistica dalla pletora sterminata di esperti e non tutti i portatori d'acqua al molino del verismo della modernità, ma che nulla dicono dell'autentico ostacolo che si frappone alla realizzazione degli interventi auspicati, e cioè il profitto e le sue logiche disumane. Per la classe operaria, per la classe delle persone umane che subiscono questo sistema capitalistico, mercenario e finanziario, è falso il dilemma: o le riforme oggi o le rivoluzioni un'altra volta. Contano tutte quelle forme, meglio se conquiste, che nella vita di ogni giorno sposta in avanti l'obiettivo dell'emancipazione e di soddisfazione dei bisogni di salute, concetto ben più ampio che comprende la piena fruizione del bene ambiente, il bisogno di cultura, di capacità di governare, di aggregazione sociale, di attività creative e ricreative, di attività fisica, di sport, di spazi per poterlo praticare, di quartieri migliori da abitare e svolgere attività di relazioni con le altre persone, di lavoro umano e soddisfacente, di occasioni espressive, artistiche, teatrali, musicali, di capire fino in fondo ciò che avviene.